Allora, coach Innocenzi, molte note positive di questa partita. Quinto successo di seguito e una reazione d'orgoglio che si è vista stasera, cosa che magari in altre partite era difficile vedere. Sì, direi comunque stasera segnali positivi, nel senso che comunque avevamo ancora fuori il capitano Pepa, avevamo fuori Compagnucci che la sta sostituendo nel ruolo di centrale, anche se lei l'ha un po' cambiato come ruolo perché ultimamente faceva l'opposta. Questo per dire ci stanno apposta più ragazze, quindi non è assolutamente, non sarebbe stata una scusa il fatto che mancasse qualcuno. Però c'erano delle difficoltà, c'era di fronte una squadra per la quale io, diciamo, in generale stima e considerazione, perché sono ragazze giovani, ragazze che fanno della volontà, della difesa, della grinta la loro arma, e quindi cioè, è sempre una squadra da prendere con le molle. Però devo dire insomma che stasera le ragazze hanno giocato, ci hanno messo tutto, a onor del vero devo dire Mari che in attacco abbiamo avuto una Cicconetti che sicuramente ha portato molta acqua al nostro mulino questa sera, ma d'altronde le squadre sono questo, no? Trovare dei riferimenti e poi seguirli. Quindi ecco, soddisfazione, sicuramente quinta partita, ci prepariamo. Quinta vittoria, scusate, consecutiva. Adesso ci prepariamo alla trasferta di Caldarola, che per noi è significativa, non perché è Caldarola, perché ci mancherebbe chi è, però perché all'andata, diciamo, è stata sicuramente la partita che abbiamo sbagliato in assoluto in maniera maggiore rispetto a tutte le altre, e quindi c'è voglia di fargli vedere una squadra diversa, insomma, la squadra avversaria. Allora, coach Pelagalli, una partita che al di là del risultato comunque è stata sempre in equilibrio. Sì, una partita bella, giocata molto bene da entrambe le squadre, con più motivazione da parte di Tolentino. Noi abbiamo fatto un po' fasi alterne, non abbiamo espresso il massimo del nostro gioco, ma è un periodo in cui andiamo così, siamo in miglioramento, quindi aspettiamo le prossime. Un po' di rammarico soprattutto nel quarto set, quanto per lunghi tratti siete stati avanti. Esatto, sì, poi c'è una parte controversa del set con alcune decisioni anche invertite. Però siamo 12 più l'arbitro, siamo sempre stati, sbagliamo più noi che loro, quindi va bene così, insomma, poteva andare meglio, ma è andata. Ilaria Bettucci, ancora una vittoria e soprattutto un buon momento di forma della Rutten. Sì, diciamo che oggi abbiamo proprio dato il meglio di noi, nonostante stiamo passando un periodo brutto, a causa dei vari infortuni che abbiamo avuto in squadra, però diciamo che ce la stiamo cavando. Oggi abbiamo veramente dato il massimo, soprattutto contro una squadra che veramente era fortissima in difesa e finalmente abbiamo avuto una bella soddisfazione anche oggi. Si è vista soprattutto la capacità di lottare, soprattutto nel quarto set, eravate partite male, ma siete stati poi capaci di invertire la rotta. Esatto, fortunatamente abbiamo quest'anno un gruppo veramente coeso tra di noi, quindi ci siamo fatte forza l'una con l'altra, abbiamo deciso che era il momento di ribaltare il set e per fortuna abbiamo dato tutto il possibile.